Siamo usciti fuori con delle bandiere bianche per farci riconoscere dall'esercito. A parlare uno dei centinaia di lavoratori algerini riusciti a fuggire dal campo petrolifero di In Amenas. Per loro è stata la fine di un incubo, cominciato mercoledì quando un comando di estremisti islamici li ha presi in ostaggio. Ieri l'intervento delle forze speciali algerine. Eravamo nelle nostre stanze, abbiamo sentito che stava succedendo qualcosa e ci hanno salvato, ne siamo grati. Non ricordo nulla, è accaduto tutto così velocemente. Hanno fatto un lavoro fantastico, i militari algerini sono stati impressionanti. Raccontano questi tecnici stranieri, il raid delle truppe di Algeri è tuttora in corso nell'enorme impianto di estrazione che è stato intanto messo in sicurezza, i terroristi non potranno farlo esplodere, ma non ancora del tutto riconquistato dai militari. In un rincorrersi di ricostruzioni contrastanti e di bilanci che passano dalla carneficina al successo del blitz militare, pare di capire che gli algerini hanno deciso di intervenire dopo le trattative fallite con gli estremisti islamici che puntavano a portare gli ostaggi all'estero. Nella macabra algebra del terrore pare che i rapitori si siano concentrati sugli ostaggi stranieri, quelli a più alto valore mediatico e politico, mentre circa 570 operai algerini sono stati lasciati andare via o tenuti sotto una blanda sorveglianza. Al momento, su circa 130 ostaggi stranieri, ne mancherebbero all'appello una trentina, ma come accade da ieri, anche queste cifre sembrano scritte sull'acqua. Intanto, pare che nel comando dei sequestratori, oltre a uomini di tutto il mondo arabo, ci fosse anche un canadese. E mentre le compagnie petrolifere straniere stanno ritirando dall'Algeria il loro personale internazionale, i terroristi stavani hanno minacciato di colpire di nuovo altri impianti, come accaduto ad In Amenas.